è davvero un piacere ritrovare su Blue Box Roberto Santucci. Benvenuto Roberto. Ciao Manuela. Anzi, dovrei dire bentornato il maestro Roberto Santucci, per la precisione. È troppo gentile. Beh, no, vabbè, tu sei ovviamente un caro amico di Blue Box, un maestro, un esperto di musica, ovviamente. Ho fatto la trasmissione insieme. Ci rincontriamo questa sera al piccolo auditorium per un concerto che tu terrai di beneficenza organizzato da Rotary Club in favore del Kenya. Sì, tutti i proventi della manifestazione andranno in beneficenza per il Kenya. Ecco, dimmi com'è nata questa collaborazione innanzitutto con Rotary Club, che poi ha dato il cui frutto è appunto il concerto di questa sera, e poi come si articola? Beh, il Rotary Club innanzitutto organizza sempre questi concerti per beneficenza, o per un motivo o per un altro, e sono stato appunto contattato dall'organizzazione del Rotary, che mi ha proposto questo concerto. Ho accettato molto molto volentieri, perché io amo fare questo tipo di spettacolo, soprattutto per beneficenza. Quella sinergia tra la musica e la solidarietà e la beneficenza, voglio dire, ha sempre riscosso un buon successo. Sì. E mi dà la possibilità di riproporre al pubblico cagliaritano la mia leggenda di Ophelia, cui già abbiamo parlato altre volte, però insomma è bene ricordarla anche in questa occasione. Che cosa è la leggenda? La leggenda di Ophelia, Dunque è la storia di una nobildonna belga, che io ho chiamato Ophelia, che è realmente esistita appunto, che ha scoperto Torre delle Stelle, la Baia Argentata, la meravigliosa Baia Argentata di Torre delle Stelle, e ha costruito la sua prima casa e praticamente ci è vissuto fino alla morte. Io mi sono praticamente divertito a scrivere una storia d'amore molto fanciullesca e l'ho musicata, chiamando appunto la leggenda di Ophelia, e tutti i versi introduttivi ai brani che verranno appunto letti dall'attrice, mia collaboratrice Tiziana. Esatto, Tiziana, che è qui con noi e con la quale dopo faremo ovviamente con grande piacere due chiacchiere. Parliamo però ancora una volta della collaborazione con Rotary. È la prima volta che lavori con loro, o comunque che presti la tua opera per il Rotary Club, oppure già altre volte ti sei trovato a collaborare? No, è la prima volta. Spero che la collaborazione continui, perché mi sono trovato molto molto bene con queste persone, che sono squisite, proprio mi hanno messo a disposizione tutto quello che si poteva fare, insomma, desiderare fare. Veniamo proprio al concerto di questa sera, come si articola? Sono in tre parti, se non sbaglio, no, due? Sono due parti. La prima parte sarò io da solo, farò il recital da solo, dove eseguirò brani classici, Alessandro Marcello, la Ragione minore, quattro preludi di Chopin. Poi tre mie nuove composizioni dell'ultimo CD che non è ancora uscito, che si troverà Atlanti e Sommerse. So che uscirà a maggio. Noi ovviamente saremo presenti per la presentazione. Assolutamente sì, Roberto. Saremo per la presentazione. Questa è la prima parte, mentre nella seconda parte appunto faremo insieme con Tiziana la leggenda di Ophelia. Tu mi hai parlato prima di New Age classica. Sì, la mia musica è stata definita dalla critica New Age classica, perché ci sono diversi tipi di New Age pura, New Age soul, jazz. La mia è stata definita classica appunto perché è un'estrazione classica. Io mi ispiro moltissimo, o sono stato ispirato moltissimo recentemente da Mozart, da Chopin, da Rachmaninoff, e qualche musicologo dice anche da Bach. Io devo ancora verificare questo. Comunque, hai trovato la tua strada nel corso del tempo, ovviamente c'è stato un percorso, quello che ti ha spinto poi verso questa definizione, se poi ami, non so, le etichette di New Age classica, partendo da basi classiche. Sì, perché io in effetti esco dal conservatorio, mi sono diplomato in pianoforte principale, quindi ho la base classica, e in merito a questo io ho composto queste nuove musiche che, come si possono definire, molti dicono rilassanti, molti dicono accattivanti. L'atmosfera comunque, che richiamano l'armonia. E ci tengo anche a precisare che
sono ascoltate, cioè e usate soprattutto in un ospedale di Bruxelles. Sono anche terapeutiche. Questo bisogna chiedere ai medici, perché non lo so, in un reparto purtroppo di un reparto terminale di malati di tumore e in un reparto di dermatologia, sì, perché il medico che opera, che è una donna tra l'altro, una dottoressa belga, mi ha detto appunto che lei opera sempre sotto richiesta, oppure scusami, dietro richiesta dei suoi pazienti con la mia musica. Questo chiaramente mi fa molto molto piacere e molto gratificante. Assolutamente sì, è una bella soddisfazione. Insomma, noi ti abbiamo beccato adesso proprio sul palco mentre insomma fai le prove, ti stai preparando per prima di arrivare a parlare con Tiziana. Volevo sapere com'è nata la vostra collaborazione e questo binomio tra musica e voce recitante. È nata dunque prima di Natale del 2003, sì, del Natale del 2003, era stato organizzato questo concerto, sempre Leggenda di Ophelia, la Croama, e Tiziana mi è stata presentata da una mia carissima amica che è Rosa Albatiras, e subito è nato questa grandissima intesa professionale e artistica tra me e Tiziana, che poi ha continuato anche col concerto a Bruxelles, fatto tutto in madrelingua. Quindi una bella esperienza che stasera farete rivivere al pubblico sul palco. In italiano, certo, però io so che si tratta di letture della Leggenda di Ophelia musicate appunto sulle musiche che tu hai composto. Sì, esattamente così. L'ho azzeccata, incredibile, ma l'ho azzeccata. Roberto, io ti lascio provare, intanto faccio due chiacchiere con Tiziana. Grazie a te per essere sempre così gentile ad accogliere. Grazie a voi.